Un passo avanti verso la bonifica di Piano d'Orta a Bolognano, parte del SIN dove si trova la cosiddetta discarica dei veleni. La zona infatti è stata cantierizzata e i lavori di bonifica hanno ora la durata limite di 2 anni. Quel progetto di bonifica il 9 di luglio 2020 è stato approvato. Partito il 9 di novembre con la cantierizzazione di tutta quest'area, riguarderà una bonifica di 36.000 metri quadri, 9.000 metri cubi di terreno e di materiale e di metalli pesanti da rimuovere fino a 4 metri di profondità. 7 milioni e mezzo il valore del progetto, della cui attuazione si occuperà la Edison. La multinazionale infatti era stata individuata quale responsabile del disastro ambientale dalla provincia di Pescara, quando il presidente era Antonio Di Marco. Le responsabilità furono poi confermate da una sentenza del Consiglio di Stato. È una grande giornata quella del 9 di novembre, perché segna esattamente l'inizio dei lavori che l'ordinanza emessa sotto la mia presidenza il 23 settembre 2015 ha messo in condizione Edison di dover intervenire. È una grande opportunità per Piano d'Orta, ma soprattutto è una grande risposta che viene data alla collettività non solo di Piano d'Orta ma di tutto il comprensorio, e fa capire esattamente che ci sono stati attori protagonisti e ci sono anche attori che vogliono fare le comparse, e allora faremo fare le comparse rispetto a quello che si è voluto dire inerente il lavoro avviato da Edison. La bonifica però non riguarderà tutto l'inquinamento individuato dall'ARTA, e a rallentare i lavori di bonifica vi è la messa in sicurezza di un immobile industriale. Rimangono ancora, diciamo, due aspetti da valutare. Il primo, un'udienza di merito fissata per dicembre che riguarda appunto l'immobile industriale storico che potrebbe essere un incubatore di arte e di cultura importante per questo territorio, che non consente tutta la bonifica fino a che non si risolverà questo problema della messa in sicurezza. E il secondo, una riperimetrazione, perché ARTA ci dice dal 2019, quindi già passato un anno e mezzo, che tra Via Lazio e il fiume Orta ci sono altri materiali che vanno ricompresi all'interno di questo SIN.